Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video trucchetti, trucchetti che sto usando da un po' di tempo in bagno. Voi avete presente nei bagni, nel lavello del bagno, nel bidet, nella vasca, nel box doccia, ci sono i soliti tappi, lavello, bidet, vasca, quelli che fanno chiudersi, e box doccia io non avevo quello che andava a chiudersi, ma avevo un tappo normale, anzi così incastrato. Il problema mio era che con i vecchi tappi del lavello, del bidet, della vasca e del box doccia, praticamente quando i miei figli si lavavano col bagno schiuma, dico si lavavano non perché adesso non si lavano più, ma perché adesso non sono più in casa, o comunque ci sono sporadicamente, o aprivano il dentifricio, oppure all'epoca quando usavo ancora lo spazzolino con il ricambio della testina, cambiavano una testina, cosa succedeva? Che spesso e volentieri finivano questi aggeggi piccolini nella vasca, nel box doccia, dentro nel lavandino e dentro nel bidet. Non chiedetemi come. Erano sempre problemi, dovevo sempre andare a smontare il sifone quando si incastrava, che l'acqua non veniva su, non riuscivo a tirarli su con la ventosa. Perché? Perché comunque quel tappo che andava a fermare, perlomeno quello che avevo io, che andava a fermare l'acqua nel bidet e nel lavandino, aveva sì un fermapeli, diciamo un fermoggetti sotto, ma nel momento in cui si toglieva, praticamente succedeva che se non lo tenevi bene dritto e non stavi subito accorta con la mano sotto, il cosino sotto cadeva e quindi il tappino, la testina dello spazzolino, così mi rifinivano dentro nel lavandino, bidet, eccetera. E poi mi sembrava che non raccogliessero in maniera adeguata i peletti, poi quando hanno iniziato a farsi la barba, i ragazzi o i capelli, quelle classiche cose che finiscono dentro nel lavandino, nel bidet, nella vasca e nel box doccia. Perché parlo di questo? Perché ho trovato un sistema, veramente non è una mia idea, ma l'ho vista a casa di mio fratello e di mia cognata. Praticamente al posto di quelli del lavandino e del bidet, e poi io ho sostituito anche la vasca e il box doccia, ho tolto i tappini, i loro tappini originali. Sono andata a sostituirli con, adesso ve li faccio vedere, con questo, che è un tipo un acciaio ed è un fermapeli, ha una retina all'interno sempre in metallo con dei buchini abbastanza piccoli tali da permettere bene il passaggio dell'acqua, ma di bloccare i pelucchi e cose varie che possono cadere all'interno. Vedete che è anche abbastanza profondo, quindi può contenere. Poi semplicemente lo vado a svuotare nella pattumierina del bagno, si sciacqua benissimo e si pulisce con il detergente ed uno spazzolino apposta. Questo è utilissimo, mi è tornato utilissimo, e lo uso nel lavandino e nel bidet. Però aveva un difetto questo modello, che ogni tanto la retina qua si rompeva e quindi uscivano degli spuntoni che pulendolo poi ti potevi far male. Successivamente ho trovato questo che non è profondo uguale, però mi dava lo stesso vantaggio di raccogliere all'interno i pelucchi e le cose, di far scorrere bene l'acqua. In più era tutto un pezzo unico senza filetti di metallo che potessero tagliarmi. Il problema è che questo non l'ho più trovato. Dov'è che trovo questi? Li trovo o negli ipermercati, nella parte dove ci sono gli accessori per il bagno, oppure dai cinesi. Questo qua purtroppo non l'ho più trovato, infatti volevo, quando l'ho preso ho detto lo provo, perché io con le misure vado sempre a occhio, vedere se va bene. Sono tornata e non ce n'erano più, erano esauriti, mi sono ritrovata questi. Anzi, adesso non trovo più nemmeno questi. Questi vanno bene per il lavandino e per il bidet, mentre per la vasca, che ha una profondità diversa in quanto c'è un cosino che esce di metallo, non so se anche le vostre, ma la mia, se metto dentro questo giustamente c'è il puntale e quindi lo tiene in su, quindi non farebbe il suo dovere di contenere i peletti, ho trovato questa soluzione. O bianco così trasparente, e anche questo si pulisce facilmente, o sempre di metallo, color acciaio, sempre con i fori un po' più larghi,
però questi qua con la giusta profondità, per cui riescono a tapparmi bene sia la vasca che il box docce, raccogliere i pelucchi e le altre cose che i miei figli, quando sono a casa, o noi quando siamo a casa, facciamo cadere. Quando ovviamente io faccio il mio bagno nella vasca, tolgo questo e metto il vecchio tappo, quello che chiude, per permettermi di non far andare via l'acqua. Mentre nel lavandino e nel bidet, sinceramente, non so dove ho messo i tappi originali, perché veramente non ho più avuto necessità di chiudere nel lavandino e nel bidet. Altra cosa che uso invece nel lavatoio, dove lavo i panni, ma questa è una cosa vecchia, la conoscerete già, questo. Per il semplice motivo che questo, non so come mai, secondo mio marito, avendo questa parte qua chiusa, ma questo no, però potrebbe andare bene, mio marito preferisce usare questo. E allora niente, ho preso questi, che sono i vecchi tappi che usava forse la nonna al posto di quelli piccolini con la cordicella, perché quello mio lavatoio ha ancora quel tappo in gomma con la cordicella, e quindi io uso questo qua per, anzi sarebbe anche da cambiare, perché un po' arrugginito il gancetto, che non aggancia più perché è rotto, che andrebbe dentro così, e questo è quello che uso nel lavatoio. Niente, non so se vi è interessato questo video, mi è venuto in mente perché per me è una cosa scontata avere questi, che mi spero che vi sia stato utile questo video. Io davo per scontato l'utilizzo di questi, ma veramente quando li ho visti da mio fratello ho detto wow, è un'idea, e quindi gliel'ho copiata. Adesso sono anni che li uso e mi ci trovo veramente bene, perché raccolgono veramente bene tutti i pelucchi, tutte le cose che possono cadere nel lavandino e che poi potrebbero cadere, andare giù nel sifone, bisognerebbe svitare il gomito, come mi succedeva ai tempi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato un'idea interessante. Fatemi sapere cosa usate voi per raccogliere i pelucchi e tutte le cose che finiscono nel bagno, nel lavello, lavandino, vasca e bidet. Questi sono quindi i miei accessori, questo mio trucchetto che uso in bagno e che ho soffiato a mio fratello. Ciao a tutti e buona giornata!